Il fenomeno infortunistico nel 2020 è stato fortemente influenzato dall'emergenza sanitaria. Da un lato, infatti, la pandemia ha comportato la riduzione dell'esposizione a rischio per gli eventi tradizionali e in itinere, a causa del rallentamento delle attività produttive, del ricorso allo smart working e delle limitazioni alla circolazione stradale. Dall'altro, si è registrata la forte e drammatica prevalenza dell'infortunio Covid-19, ascritto a tale alla categoria infortunio in quanto di origine virale,